interessante. Sì, io dovevo andare a comprare, dovevo andare a prendere anche un'altra missione secondaria, però va bene. Vediamo un attimino se riusciamo. Arriva alla fine. Ma cosa cazzo? Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. Io ho sentito un enorme gioco da tavolo. Si tratta di una speciale sfida in cui per vincere deve completare l'obiettivo. L'obiettivo di questo gioco da tavolo è semplice: fare in modo che la pedina raggiunga la casella finale. Quando lanci i dice, la pedina avanzerà di numero volte pari al risultato del lancio. Non appena lascerai che il tempo riprenda a scorrere. Quando la pedina finisce su questa casella, apparirà una bolla che rallenterà il tempo. Tutti i nemici e colpi sferrati nel suo interno si muoveranno più lentamente. Fai in modo che la pedina finisca su questa casella. E un uccello del tesoro sorvolerà l'arena. Colpiscilo per fargli sganciare il bottino. Ma cosa cazzo? Ma che minchia. Ho capito, è tipo il gioco della pedina. Ma il dado quando lo lancio? Lo lancio quando lo lancio normalmente? Ci può stare. Giustamente, dato che stiamo giocando a un gioco dove si lanciano i dadi. Mi sembra anche logico che ci sia un gioco tipo gioco dell'oca. Ahia, che male. Maremma. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a combinare qua. Olè! Mano piena, lanciamo. Ottimo. Allora, io prenderei la spada. No, aspetta, prima della spada farei così. Così ci prendiamo un altro token. Poi prenderei la spada e la bomba. Che la mettiamo qui in mezzo. Seems though dicey was affecting that giant board game. Slow time bubble has appeared. Perfetto. Dai, che massacriamo sti qui. Vediamo se riusciamo ad andare anche sulla casella speciale. Quella che ci dà l'uccello del tesoro lì, come cazzo si chiama. Olè. Poppa. Ma quelli già è già la zona del 3. Non sto capendo molto, sinceramente, in questo momento. Devo un attimino capirci. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. E guarda un po', facciamo pure così. Ma quanto siamo potenti. Ok, dimmi che vai sull'uccello d'oro. Qual è l'uccello d'oro? Incoming treasure birds. Ah. Va bene. Bam. Ok. Adesso spunta altra gente perché giustamente. Oh, minchia, quello spara addirittura. Tu muori. Male. Muori. Malissimo. Ok. Mano piena, lanciamo. Va bene, è un minigioco carino e anche abbastanza veloce perché in realtà. Non è così lungo. Io direi che prendiamo l'arco e spariamo con l'arco. Ok, andiamo avanti di uno. Non so quanti me ne mancano, sinceramente. No, bastardo, mi ha schivato il colpo. Olè. Allora, la gente ce n'è parecchia. Dai, si viene un po' qua su. Ok. Siamo quasi con la mano piena. Perfetto. Dobbiamo capire la missione dei tre blob. Quando si può fare? No, mi hanno colpito. Merda. Non volevo farmi colpire, mi sono fatto colpire. Allora, prendiamo subito questo qua che ci dà uno in più. E direi che ci mettiamo la spada potenziata al massimo e basta perché non abbiamo più soldi. Tanto lui avanza di uno. Va bene. Merda. Non sarà facile per niente. Via. Devo riuscire a. Madonna. Devo prendere l'arco. Devo prendere il rallentatempo. Ok, Elisir a me. E rallentatempo, io direi. Qua. E andiamo dentro a massacrare sti buzzuri. Ok, ne manca poco per arrivare alla fine. Va bene. Ok, tu sei andato. Tu sei andato.
No. Sì, l'ho colpito. Ok. Lasciamo il dado, va. E facciamo che ci prendiamo un elisir e la spada. E basta. E voilà, dovremmo aver finito teoricamente. Ok. Abbiamo fatto. Carino come minigioco, ci stava, dava un po' di varietà, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, ci poteva stare. Nulla di complicato assolutamente, l'abbiamo fatto fuori abbastanza, in modo abbastanza rapido. Lì c'è un'altra missione secondaria, va bene. Maestro del gioco, se presente una pedina avanzerà di un'altra casella, potrei pescare una nuova carta. Wow, va bene. Allora, prima di parlare con quelli della missione secondaria, prendo un po' di soldi qua. E devo andare da quella... lì c'è un'altra missione secondaria. Allora, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Parliamo con tutti. Prendiamoci le missioni secondarie. Va bene. Va bene, dai, cosa vuoi che facciamo? Dai, cosa vuoi che facciamo? Va bene, cosa facciamo? Sì. Indeed, indeed. Va bene, quindi per ipotesi, se tu avessi un dado, sono sicuro che nel caso di cose questa saresti. Sì. Gira poi, c'è che ci sia un dado in via dei mercanti. Ma è così tanto che non se ne vedono da queste parti che la gente fatica a riconoscerlo. Ok. Potrebbe essere semplice come missione. Va bene, va bene. Dai, dobbiamo andare da sto dado. Va bene, va bene, va bene. Mi fiate dei mercanti. Li puoi scambiare gli oggetti più strani. Se riesci a trovarlo subito, puoi poterli scambiare finché non lo trovi. Qualcuno compra le parole. Ah, è la tizia che compra le parole. No, quella le vendeva però. Ok, va bene, dai. Va bene, dobbiamo fare anche scambio a via dei mercanti. Va bene, ora lo andiamo a fare. E così abbiamo la terza missione secondaria di 5. Poi chissà se e quando le riusciamo a completare queste missioni secondarie, però noi le prendiamo. Prendiamo anche questa, così è la quarta. Questa mi manca ancora la quinta. Mi serve. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non stiamo ad ascoltare più di tanto. Tanto dobbiamo andare a liberarti del blob. Perfetto, sono quelli che mi servono. Quindi stiamo facendo due missioni in una. Ottimo, questa è un'ottima cosa. Va bene, abbiamo liberato un blob, forse la creatura più inutile dell'intero regno. Va bene, o almeno così vorrebbero far credere i poteri forti. Va bene, vedremo. Comunque urlano, quindi ricordiamoci che se c'è il tizio che urla forte, come hanno detto, è uno di quei blobbini lì. Ciccio, te l'ho liberato. Ed è... Dio santo, si incastra ovunque. Ok, questa era la missione secondaria completata? Ho sbagliato. Due missioni secondarie di 5, sì, completata. E abbiamo trovato un blob. Ovviamente a loro gliene serve un 3, quindi per ora siamo in alto mare. E ci manca ancora una secondaria da prendere, che purtroppo non la stiamo prendendo. Arrivo da te, arrivo, arrivo adesso. Arrivo, Max. Va bene, andiamo da Max a comprare delle carte. Vieni, Max. Allora, Maxi, Maxi. Evoca l'esodo. No, allora volevo questo qua. E voglio quelle pericolo. Interessante. Evoca il possente pugno di un re. Bello. Può piacermi. Martello del 2. Questo è potente, il martello del 2. Tira fuori delle belle mazzate. Compro le tris di bombe che mi piacciono. E questo qua per indebolire gli avversari. Secondo me non è male. E poi abbiamo 85, qua ce ne vogliono 90 per comprare un'altra.
Quindi per ora lo chiamo qui. Modifica mazzo sbloccato. Siamo arrivati a già 15 carte. Che cazzo, tutte le volte sbaglio l'attacco. L'attacco, la cosa. Ma abbiamo 15 carte. Forse perché sono arrivato esattamente a 15 carte. Però va bene così. Allora, aspetta, prima di andare lì a fare la principale, torniamo un attimino indietro e andiamo alla via dei mercanti. Ah, qui in realtà si va avanti, non è la via dei mercanti, giusto? Via dei mercanti di là. Ah, torniamo un attimino indietro e vediamo se riusciamo a scambiare via dei mercanti. Poi vediamo di trovare l'ultima missione secondaria. Che già che ci siamo, ci completiamo anche quelle, così ci danno un po' di soldi. Gli altri blob vediamo poi se li troviamo qui in giro per la mappa da qualche parte. Qui c'è l'altra secondaria, perfetto. Vico del furfante. My rarest word. What do you have to offer in Ok. trade? Una parola rara. I'm listening. I like the amount of whys in that word, but three or I think that's a what do you have to offer in trade? Your last one didn't do anything for me, but I'm How does a small girl like you know an adult word like that? Adlubescence, the breath of the essence sound, the Va mouth bene. feel. Oh, this is a word. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Close. Oblectomy. Va It means, bene. for example, Qui giochiamo al gioco clothes delle like parole this. strane. This is Scusate an se vado leggermente più oblectomy. veloce, ma sono veramente Thank you lenti. again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Bye. Beautiful. Ok, scusami una Who wants cosa. to buy a word? Adesso ho fatto un'altra. Madò, tutte le volte sbaglio. Ricompensa la parola. Chiunque vede le carte sarebbe disposto a darti qualcosa in pensiero pur di averla. Wow, è una parola. No, siamo sempre a due missioni secondarie. Qui a Borgo Doppio mi dice che ci sono delle missioni secondarie, ma è quella che stavamo facendo. Vediamo un No. po'. Forse lui o lui mi dà un'altra secondaria. Vediamo un po'. Oh. I need Mi manca l'ispirazione. Dare inspiration. persino il mio Can you throw my grrrrrrrrrr. Mi serve il coffee here for a flash of grr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 
parola. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a... That is a beautiful word. Oblectament. Ok. Adesso lui ce l'ha il Grobol, Yes, it is a good word, and that means it has value. Oh, this is going to be great. Now your friend Ian is... Ok, mi darà il Grobol, e vado a prendere il teschio col Grobol. Perfect. We have a deal. Enjoy it. Great, kid. Perfetto, adesso che abbiamo il Grobol, lo andiamo a scambiare con quell'altro tizio più indietro. Dai, c'ho un Grobol, Vai. Perfetto, scusate se taglio, ma tanto qui non dicono nulla di interessante. Abbiamo... Ah, un dado, ho letto un teschio prima. Allora, torniamo da Lisbeth, niente, la missione è completata. E ora parliamo della mia ricompensa. Yes, yes, you'll get his child. A formidable guard. Permettimi di ringraziarti, va bene. It's been so long. That alarms you, doesn't it? Yes, dice. La guerra dei dadi. We found that out in the No Dice War. It was a catastrophe. The queen child decided that she should be the only one to wield life. And so she waged war on them. And va bene, quindi la regina, bisogna capire per quale motivo. Secondo me ha perso il marito per colpa dei dadi, quindi ha deciso che i dadi sarebbero stati banditi. Va bene, dai. Va bene. It's not a threat, little. Dai. But don't worry. Oh mamma mia. I suspected as much. Parlano veramente un sacco. Some of us remember the old ways, child. We must stay hidden and we must stay silent. The valley is hidden far below random and far from the queen's prying eyes. Per l'amor di Dio, è tutta lore, tutta storia. Forbidden to all but a few. Però parlano troppo, secondo me. I'd wager you don't fully know what you travel with.
I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Ok. Take care and... E sta carta me l'hai data o non me l'hai data? 180 monete. Ma non mi ha dato la carta. Mi ha dato le monete per comprare una carta. Non ho capito. Carte 1 di 4. Ah, ci sono anche le carte da prendere. Ah, effettivamente non ci avevo fatto caso. Però sì, effettivamente c'era scritto. Dobbiamo capire anche se queste carte dove si trovano. Ok, cosa compriamo? Io comprerei il dado kaboom. E potrei andare di difesa stavolta. Anche se non è che abbiano aggiunto chissà cosa di interessante, eh? Super Elisir, vai, mi piace. Allora, gente, devo un attimino stoppare e rialzare ancora un pochino la musica. Ho capito cosa è successo l'altra volta, in pratica. In poche parole... Eccola, la musica. L'altra volta non l'ho abbassata la musica perché non ho fatto applica e quindi non si è abbassata. Quindi c'aveva la musica sparata a 100. Adesso l'ho rialzata, vediamo che non sia troppo alta. Va bene, allora adesso andiamo a... qua, di qua, da Caporovescio. Vediamo un pochino se troviamo l'ultima secondaria, se troviamo l'ultimo blob, così per completare quell'altra secondaria, e se troviamo la, la soluzione per poter andare al trivico, terzo bico, come diavolo si chiama. Comunque ci stiamo già avvicinando alla zona del track. Even began to realize that two towns' name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Ok. Ma al contrario. Povero Daisy. I've had enough of this job. Ouch. Oogie. Huh? Povero Daisy. Oh. A dice? Where did you come from, little one? My what? Let him go! That's right, you better smarten up and look where you're going, or I... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister. I've got to get through that big old door. Va bene. Name Seymour. Triocchio. I haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days. And not since the nanny confiscated most of my però appunto, sto tizio qua... Move them for two town, she said. Dovrebbe essere della città del Tre, teoricamente. Oh, not like that. Nanny Fortuna. Sì, vabbè, lo sappiamo che è data fortuna. Anyway, once she gave my eyes, cioè, gli ha rubato gli occhi. Va bene. I haven't heard any news about them since. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it. And got sentenced for per tradimento. No, per tradimento. Lui è stato condannato per tradimento. Ma che diavolo. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years! I see you're missing a couple of pips, little one. If you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? Door to three towns chiusa per sempre. E noi invece la riapriremo. Separate by order of the queen. You'd need to roll a 3 to open. Lancio, non andate a tenere un 3 per aprire. Dato che i dadi sono stati banditi, beh, resta chiuso. Però noi abbiamo un dado. Però non abbiamo il 3. I could fix you, but... Ma o ma? Io direi ma. But I can't. Vabbè, dai, ti recupero gli occhi, su. Oh, if only a brave dice wheel... Absolutely. I'm certain the nanny passed. Dai, va bene, va bene. Eyes onto the mayor. Of course, if she Caporovescio, va bene, va bene. You're getting them back. Oh, that's a good one. Listen, even heck no. Perfetto, non si può disegnare un puntino. Living the high life, relaxing by
Ovunque vada a rilassarsi la gente. Una piscina d'oro, la Madonna. Especially not since that nanny has given my eyes to that. Va bene, dai. Yeah, find my eye. So, you'll help out old Seymour. Thank you, thank. Be careful with that two-faced mayor. Al doppio sindaco, va bene. Okay, if you need me, I'll be over at the town square near the door. Even decided that she felt a kinship with this sad large monster. He'd been hurt. Va bene, dai, adesso lo aiutiamo. Devo anche completare le due secondarie. L'unica cosa è le carte. Quelle carte che dice che dobbiamo trovare. Non so come trovarle, nel senso me le dà qualcuno. Le trovo per strada, devo guardare negli angolini e le trovo. Devo capire quella cosa lì, perché effettivamente così non lo so. O devo semplicemente combattere, le trovo combattendo. Perché teoricamente anche combattendo ti danno le carte. Però... sì. Molto interessante. Dai, dimmi che c'è un blob qua da qualche parte. Carino sto tizio. No. Ah, il sindaco. Volevo... vabbè. Well met even. I am the mayor. Minchia, quanto cazzo è grosso sto sindaco. One of them, at least. At last, even had arrived at the mayor of Tootown, the administrator of this land. And the alleged thief of Seymour's eyes. Me è l'altro sindaco, il ladro, lui quello buono. Or at least, even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, even? You're trying to blind your mister sì, with your swollen eyes. Mine a twister for some colon guys. Grind your... Why don't you take the elevator and step into my office, even? It'll be easier to talk. Capisci un cazzo, va bene. Ok, allora, per prima cosa, Daisy recupera i dineros. Voilà. Mo, con tutti questi dineros non ci facciamo niente perché sono veramente It's pochi. So beautiful, the upside downtown. Ah, cosa vedo? Oh, e spara. Altri dineros, ottimo. E piano piano saliamo. Allora dobbiamo salire fin lassù. Però io controllerei un pochettino qui in giro, che non si sa mai che c'è il blob o qualcosa del genere. Però no, effettivamente non lo sto trovando. Probabilmente dovrò tornare ancora più indietro per trovare il blob, secondo me. E dopo lo facciamo, prima di andarcene via. Devo soltanto anche trovare l'ultima missione secondaria, che effettivamente non so dove sia. Adesso parliamo col sindaco. Yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind. Ah, di là c'è l'altro sindaco lassù. He's... how best to explain this? È l'altra personalità. I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down, even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here, even. Our personality's becoming personified now. Quindi presentava un corpo tutto suo. Non proprio. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town, even. And I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. Effettivamente siamo solo delle bambine, però. What brings you to the mayor today? Devo recuperare l'occhio. What's that little girl? You want to know how our first past the post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Same. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. Ocadnis. Okay. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great. But the things he's doing, I don't know if I can support them. Cosa di fare? Secondo me è lui che appunto ha rubato gli occhi a Triocchio. No, sto qua.
Secondly, he is back mad as a hatter, and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got their other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Vabbè, dai. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Ma? Well, if you dared, you sì, andiamo a parlare con Oka Dennis. Sicuramente. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help. This is all I can do. I suspect... Va bene, andiamo a parlare col sindaco al contrario. Tanto ci farà il culo, nel senso. Dovremo sicuramente combattere. No. Soldini. Perfetto. Queste cose qua servono a qualcosa? No. Andiamo e vediamo cosa ci aspetta. Nel mondo rovescio. Ma teoricamente noi andiamo a rovescio. No, è solo a rovescio il mondo, ma noi lo vediamo dritto. È strano. Greetings, my name is Royan, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... Grosso. Big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, Stop interrupting me, I almost have it! Ah! You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not sconfiggerlo in qualche maniera molto zoom zoom. Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous... What do you want? Gli occhi. Why should I deal with you? I am the designer. Perché sennò t'ammazzo di botte. Si può fare. New to town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Ammazza quello di sotto, sicuramente. Good. Very good. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Eschiviamo sta poesia. Yes, that's it precisely. In a nice manner. Here's my offer, take it or leave. Va bene. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. Ah, you are good. Yes, that's the deal we have struck. Va bene, dobbiamo trovare le rime, ma che cazzo? I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only parallel to each other. Cooked. I was about to say va bene, dai, su.